Viviamo in sistemi complessi, la complessità è data sostanzialmente dalla numerosità degli elementi con i quali abbiamo a che fare, dalla loro eterogeneità e dalla loro interconnessione. Quindi tutto quello che ci sta accadendo ci fa vivere sempre di più in sistemi complessi. Amy Webb chiama questo superciclo tecnologico, dove la combinazione di AI, di wearable cognitivi e biotecnologie, nella loro ricombinazione plasmerà un nuovo mondo. Chiamiamo superciclo tecnologico perché durerà parecchio, durerà almeno 10 anni. Il butterfly effect, quindi all'interno di un sistema complesso, eventi imprevedibili o eventi piccoli anche a volte possono produrre grandi effetti. Come calarlo all'interno delle organizzazioni, come poter prendere degli antidoti, non è semplice, ma bisogna allenare delle proprietà che non sono fondamentalmente tecnologiche. Cioè, diamo per scontato che noi come System Integrator o Digital Enabler abbiamo le capacità di stare dietro le tecnologie insieme ai nostri colleghi CIO in alternativa all'interno delle imprese, ma dobbiamo in un qualche modo orientare il nostro comportamento. Io ho indicato qualche elemento per fare questo, quindi avere una mentalità proattiva, togliere lo schema di tutto progettato so tutto prima di iniziare e quindi usare quella metafora di Joe Ito, bussole e battemappe, cioè in un qualche modo orientiamoci verso dei punti di riferimento, ma senza avere l'arroganza di avere tutto ben disegnato prima. Questo ci permetterà di affrontare il viaggio con meno stress e di cogliere le opportunità nuove durante il viaggio. L'altra cosa è muoversi con tempismo, on the edge, ma con tempismo, velocità. È necessario sperimentare, dobbiamo sperimentare molto di più rispetto a prima, perché fioccano tantissime opportunità tecnologiche, quindi dobbiamo creare dei sistemi che in un qualche modo proattivamente le vadano a intercettare. E la terza cosa è, per liberare questa energia nei nostri gruppi di lavoro, è liberarli dalla paura dell'errore. Dobbiamo avere una managerialità, una leadership che consenta di non avere paura del fallimento, ma considerare il fallimento come un elemento creatore di valore, perché attraverso il fallimento si possono imparare tante cose e quindi evitare errori futuri. Queste sono le prime tre grandi caratteristiche molto human-centriche e di leadership. L'altra cosa è, creiamoci delle ridondanze, non tiriamo troppo le organizzazioni. Se vogliamo affrontare l'ignoto dobbiamo avere della capacità in eccesso. Questa capacità in eccesso può entrare in gioco quando abbiamo delle difficoltà, degli stress esterni, imprevedibili, ma possono anche essere messe in gioco proprio per generare nuove opzioni. E qui la quinta caratteristica, crearci delle opzioni asimmetriche, cioè opzioni dove se perdo, perdo in maniera contenuta, ma se guadagno, guadagno in maniera illimitata. La concentrazione e la definizione di queste opzioni asimmetriche invece è l'anima della nuova leadership, cioè ricondurre tutto quello che possiamo fare a delle opzioni che abbiano queste caratteristiche. Non posso rischiare molto, ma non posso neanche star fermo per non cogliere le nuove opportunità. Se tu metti insieme tutte queste proprietà, le cali all'interno della tua organizzazione, le rendi pervasive non soltanto sulla linea di management, ma a tutti gli attori coinvolti nella innovazione, ma anche sui modelli di business, quindi anche sulle linee di business, solo il fatto di avviare processi di sperimentazione con questa nuova disciplina non può che far cogliere più opportunità e quindi avere più possibilità di andare a intercettare nel panorama delle opportunità quelle che poi alla fine hanno ricadute maggiori per noi. Quindi quello che dico, preda o ragni della ragnatela della complessità, no? Se stiamo troppo fermi saremo inevitabilmente prede, se invece siamo un ragno che in un qualche modo riesce a rimanere in equilibrio sull'instabilità della ragnatela, che rappresenta un po' la fluidità che abbiamo davanti, ma in più riesco a ordirne la trama, è chiaro che posso diventare protagonista delle nuove opportunità. Quindi sperimentazione intelligente, continua, e avere una leadership che permetta che questa sperimentazione, questo concetto di sperimentazione arrivi a tutta la struttura organizzativa.